quindi buona Pasqua per te. Buongiorno, oggi è il 12 aprile 2020 ed è Pasqua! Siccome non possiamo essere insieme alle nostre famiglie, mia mamma è stata super carina e ha ordinato del cibo per me e per Pietro e l'ha ordinato da Vittorio, che è un ristorante, adesso non so esattamente, però so che ha qualche stella Michelin e noi non ci siamo mai andati. E quindi siamo super entusiasti di assaggiare il loro cibo. Per rendere la cosa un pochino più divertente, abbiamo deciso che daremo dei voti ai piatti. Il dato di fatto è che è un ristorante stellato e quindi non siamo noi di sicuro in grado di dare un giudizio che abbia un valore concreto. Comunque anche per un ristorante stellato fare consegna a domicilio non è semplicissimo. E ora lo stiamo aspettando, dovrebbe arrivare a qualsiasi momento. Siamo in attesa della consegna. Eccoci! Oddio! Forse. Yes, baby. Pronto? Arriviamo! Dai, andiamo! Guantini, vedere amore. Bravo. La frutta lì, prego. C'è sopra un pacchettino che mi hanno dato. Ok. Perfetto, buona grazie, buona Pasqua, auguri. Auguri. Il pranzo è arrivato. Vediamo, guarda che scatolone. Ecco. Senza glutine, con glutine. Ma scusa, perché cose con glutine? Hanno sbagliato. Ci hanno mandato un menu sbagliato. Uno dei menu era con glutine. E quindi ce l'hanno riportato tutto, uno dei due menu. E ora, senza glutine. Sono stati carini perché da Bergamo hanno portato tutto un altro menu. Quindi vabbè dai, hanno fatto un attimo di confusione, però li perdoniamo. Qua, dolcettini, celiaci. Buoni. Abbiamo messo tutto qua nel frigo, che al momento che sta scoppiando questo frigo. Il frigo è aperto. Sì, ma perché adesso prendo le altre cose. Guarda che bello. Grazie amore, grazie. Insalata di pollo. La foglia non la mangia. Perché? No, tiro. La foglia. La mangi? Insalata. No, la foglia questa esterna. È insalata. Ma che cazzo vuoi? Mangiamo. Allora, antipasto. Ah, questo è molto buono. A me è piaciuto. Voto? 7 direi. 7 6 e mezzo dai. Di più. Poi il pollo con le cose. No. 8 e mezzo. Sì, già così. E gli altri che devono arrivare. Ma il confronto stai questo, bassa. Vabbè, questo non per me è un... questo qual è? Pasta con le verdure. Verdure e quello. Questa è pasta con il sugo di carne. La mia è spettacolare.
voto diamo a questo? A quello di verdure 8,5, quello di carne 7. Tu? Io do un 7 a questo. Certo, te sei basso, eh. Un 7. Sì. Questa è la parmigiana di melanzane. Allora, è un bocconcino solo. Sono pieni. Perché sono mega pieni. Anche qui, bocconcino solo. Qual è? Del secondo. Filetto super buono. Filetto ci sono. È una palla questo. Questo dov'è questo? Sono strapiena. Carne purè, 8,5. Mischia. 9,5 la carne. Arriva il piatto forte. Io rosa, io rosa, io rosa. Vediamo. Un 9 glielo do. Un 9. Ta 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 ta. Ah, è morbidino, è tipo un pan di Spagna. Sì. Ah, non me l'aspettavo. Anche io pensavo fosse tipo una crostata. Un 9 anche per me. Perché è molto buono. Niente ragazzi, dopo il pranzo impegnativo e dopo aver fatto non so quante videochiamate con tutta la famiglia e con gli amici, così che comunque è stata la parte più bella della giornata, perché abbiamo avuto modo un po' di connetterci con le persone a cui vogliamo bene, ci siamo fatti un po' un riposino sul divano e ci siamo accorti che non abbiamo neanche aperto le uova perché eravamo così pieni. Ta-da! Oddio, buone! Ma è per di fronte. Non metti un pacchino, Ani. Un pacchino? Quelli fai con sì, occhi. Che li fai? Sì, perché tu... E ho il cioccolato. Non c'è. Sì, questo è più male.